Ieri, giovedì 13 giugno 2024, Massimiliano, l'ex marito di Mara Favro, la donna scomparsa a Susa nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024, ha lanciato un appello che ha spezzato il cuore ai telespettatori. L'uomo, ospite a Pomeriggio 5, a 3 mesi dalla sparizione della donna, ha fatto sapere qual è la sua idea su quanto successo quella maledetta notte. Il caso, al centro dell'ultima puntata di Chi l'ha visto, resta al momento un mistero irrisolto. Massimiliano ha parlato del dolore della figlia sua e di Mara, che a 9 anni, non sa cosa sia successo alla madre. Il caso della scomparsa di Mara Favro. Mara Favro ha fatto perdere le sue tracce la notte tra il 7 e l'8 marzo 2024. La donna lavorava in una pizzeria di Chiomonte e il pizzaiolo ha fatto sapere che, una volta finito il turno, l'avrebbe riaccompagnata alla propria abitazione a Susa. La donna si è fatta lasciare davanti a una birreria del paese, ma poi sarebbe ritornata di nuovo alla pizzeria perché si era accorta di aver dimenticato le chiavi di casa. Mara, per farsi riaccompagnare al locale, avrebbe fatto l'autostop a un tir con targa polacca. La donna è arrivata alla pizzeria, ma poi non è più tornata a casa. La famiglia di Mara Favro non crede nell'allontanamento volontario. Nessuno dei familiari della donna crede all'ipotesi dell'allontanamento volontario. A 3 mesi dalla sparizione di Mara Favro, la procura di Torino, dopo la denuncia del fratello, ha aperto una indagine per omicidio e occultamento di cadavere. L'ex marito di Mara ha parlato ieri a Pomeriggio 5 della scomparsa della donna. Noi abbiamo perso la speranza. Ci sono tantissime incongruenze, è passato tantissimo tempo da quel giorno. Io e i miei parenti non abbiamo più speranza di ritrovarla in vita. Ci sono troppe cose da capire e da definire, ha affermato l'uomo, intervistato da Mirta Merlino. Massimiliano è convinto che la donna, se avesse voluto allontanarsi, avrebbe avvertito, visto che nostra figlia era al centro del suo universo, ha precisato. Poi lo straziante appello. Pomeriggio 5, lo straziante appello dell'ex marito di Mara Favro. Le parole di Massimiliano a proposito della sparizione dell'ex moglie hanno commosso tutti. Voglio fare un appello a tutte le persone che gravitano intorno a chissà cosa è successo, lo dico anche per mia figlia di 9 anni. Mi rivolgo a chi vive quotidianamente a queste persone, in particolare alle donne, alle mamme, alle sorelle. Sono 3 mesi che non riesco a sostenere lo sguardo di mia figlia perché non so mai cosa dire riguardo quello che è successo, le strazianti parole di un padre disperato. Se sapete qualcosa, a ritrovare il suo corpo e a portare un po' di pace, parlate. Vorrei che mia figlia potesse portare un fiore sui resti di sua madre.